arbitrale composto dal direttore di gara Beltrano, il primo assistente Ercolani, il secondo Maccadino e il quarto uomo Vandi. Inizia adesso il match con il primo pallone del Trefiori. In due tempi se la cava Varrella. Nuovamente Micchi che l'allarga ancora per Fedeli, sta arrivando Rizzolo, ha visto, l'ha servito, il pallone nel mezzo, cercare di nuovo Micchi, arriva Islamai da dietro, la colpisce male, rilancio lungo in avanti preciso, qui intanto proprio il Trefiori che va con Bernardi, se la sposta bene, poi va nel mezzo sul secondo, la chiusura di Angelini, ma ancora il Trefiori che spinge con Fimognari che vuole continuare l'azione dei suoi, prova la gran botta, pallone che finisce altissimo, Simeoni che guarda verso l'area, va sul secondo palo a cercare un compagno, non trova nessuno, allora la gestisce ancora Rizzo con Mazzotti, ancora il numero 14 che scivola, la regala agli avversari, Broglie allora verso la porta, Nardi la blocca sicuro, ci va dalla Valle che parte sulla fascia, si fa 50 metri praticamente palla al piede, arriva sulla tre quarti, serve Bernardi, rientra Bernardi al limite, Bernardi tira, deviazione, pallone che finisce largo, Cateni che non ci arriva, poi Rizzo esce bene, steso da Simeoni, lascia continuare l'arbitro Fedeli in verticale per Bernardi che è in area. Bernardi si ferma. Bernardi rientra, poi la incrocia. Palo clamoroso del numero 7. Ha fatto tutto benissimo. Sale anche Pica. Rimane solo Capitan Brolli dietro insieme a Bruno sulla tre quarti. Va Sartori. La battuta sul secondo palo. Arriva a Follo. Non riesce a prenderla. Poi Cateni. Tiro respinto, ancora la Folgore che prova di nuovo con Catena, il pallone che finisce in aria, vagante, esce bene Nardi. Tanto attenzione perché qui Bernardi spinge contro Pica, va nel mezzo a cercare Micchi, arriva Fedeli, la girata, pallone che sfiora il palo. L'apertura poi addirittura per Micchi che si è venuto a prendere in mezzo al campo e la regala agli avversari. Bruno in verticale da Pancotti, attenzione, punta Barrella, Pancotti col destro, la incrocia Nardi. Attenzione perché conosciamo appunto le capacità balistiche di questo giocatore, essendo anche lui sempre incaricato alla battuta dei calci piazzati. Va adesso Sartori, batte Nardi, la blocca, era partita bene la punizione, non è riuscito però a darci potenza, è il numero 24. Sul punto di battuta c'è come sempre Mazzotti, vediamo se andrà verso la porta o nel mezzo. Sembra essere propenso ad andare verso la porta numero 14. Fischia Beltrano, va verso la porta. Pallone che sfiora il palo e si accomoda sul fondo. Cerca di respirare e risistemare l'idea. Qui bello il velo di Bernardi, intelligente per Micchi. Micchi in aria, Micchi la botta. Pallone alto. Siamo più propenso ad andare nel mezzo, infatti è così, pallone sul secondo palo, in qualche modo Islamai, poi il pallone che arriva lì a Fedeli, il tiro del numero 28, sporcato, la blocca Venturini. Rizzo che va al rilancio per Micchi, Angelini bene di testa, poi Mazzotti in qualche modo l'aggancia ma se la fa portare via da Golinucci, riparte Cateni, ha visto Pancotti, lo ha servito, Pancotti in qualche modo riesce ad allungarsene in avanti, Pancotti la incrocia, pallone che sfiora il palo. Serve Cateni, di prima memoria praticamente per Pancotti, arriva ancora Varrella, va al numero 19 contro Varrella, il numero di Pancotti, entra in area Pancotti, Pancotti si accende, Pancotti il tiro, murato da Rizzo. Puntualmente andrà direttamente verso l'area, è così, pallone a cercare Islamai che riesce a gestire, Islamai si gira, va nel mezzo, Islamai in qualche modo! La ribattuta di Sartori che finisce contro Venturini. E allora è 1-0 Trefiori. All'89esimo la sblocca la squadra di De Falco con una carambola incredibile tra Sartori e Venturini. Siamo a 30 secondi dal 90esimo, vedremo anche la segnalazione del recupero. Qui intanto va già la Folgore con Sartori. Sartori al limite il tiro. Pallone che finisce largo, buona però l'iniziativa subito della Folgore. Ha un'ultima occasione forse la Folgore, Correa che va a lungo da Cateni, prima di tutti Islamai, steso da Fall, ma lascia continuare l'arbitro. Pallone per Micchi, Micchi al limite, Micchi il tiro sporcato, Venturini pronto, pallone che finisce fuori. Non è ancora finito, non fischia ancora Beltrano che lascia continuare. Arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara. Finisce 1-0 Trefiori, la porta a casa la squadra di De Falco con un gol nel finale.